Ciao a tutti, oggi vi vogliamo parlare di una vicenda vergognosa e inquietante che ha riguardato un amministratore pubblico del Partito Democratico e la società di trattamento dei rifiuti. Dovete sapere che ad oggi in essere c'è un iter autorizzativo in corso rispetto alla realizzazione di una discarica da 1.800.000 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi. Parliamo di scorie di combustione, fanghi di varia tipologia, rifiuti contenenti amianto e polveri di depurazione di fumi inertizzati. Questa richiesta arriva dopo una precedente richiesta di Era Ambiente di realizzazione di quella che si configura come una nuova discarica di rifiuti solidi urbani nel 2014, quando il comune di Baricella inviò una cosiddetta nota tecnica alla regione, che diventò poi un'osservazione al piano dei rifiuti regionali, nella quale sostanzialmente si chiedeva la realizzazione della discarica che in quel momento non era prevista dal piano dei rifiuti. Quindi il sindaco stava chiedendo la discarica. Che cosa abbiamo scoperto però? Ci siamo fatti mandare attraverso un accesso agli atti questa osservazione al PRGR, al piano dei rifiuti, e guardando attentamente il file, abbiamo scoperto che proviene da una società che si chiama Famula Online, società controllata al 100% da ERA, il cui autore è il direttore dei servizi operativi di ERA, uno dei top manager di ERA. A questo punto ci chiediamo, il sindaco di Baricella, a nome e per conto di chi sta facendo gli interessi. Sindaco che fino a qualche tempo fa negava questa evidenza, sostenendo di aver scritto lui stesso questa osservazione. E chi l'ha scritta? Chi ha scritto la verità? Chi l'ha scritta? C'è la cosa, io l'ho scritta. C'è la cosa. Oggi fa un passo indietro e invece afferma che sia stata ERA stessa ad avere elaborato questo testo. A questo punto, visto la palese contraddizione, gli chiediamo di fare chiarezza nei confronti dei cittadini che sono preoccupati per la salute pubblica e che stanno combattendo con tutte le loro forze la realizzazione di questa discarica. Se chiarezza non verrà fatta, chiediamo le dimissioni del sindaco perché non abbiamo ancora capito gli interessi di chi sta portando avanti.